Ciao a tutti ragazzi, da Alessia, Alessia Napoletana 91. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, in questo mio nuovo video volevo parlare che ormai questo, diciamo, problema dei rigori non dati al Napoli sta diventando abbastanza comunque lunga la cosa, perché sono da mesi e mesi che non abbiamo un rigore a favore e c'erano tanti rigori da dare a favore del Napoli non dati. Io non capisco, e malafede o semplicemente arroganza, semplicemente presunzione, è il mio punto interrogativo, cioè, perché non riesco a capire. Io sono una che non parla quasi mai degli arbitri. Tutti i miei commenti post partita sono sempre stati solo sulle partite del Napoli, sulle sue prestazioni, sull'allenatore, sulla squadra. Non ho mai parlato di arbitri quando il Napoli ha perso tante partite quest'anno, mai parlato. Però mi tocca adesso parlarne, perché siamo arrivati a quota 15 rigori non dati, tutti netti, rivisti tutti netti. Allora, che tu non hai un rigore, che sbagli, ci può stare 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma 15 rigori in tanti mesi mi sembra un tantino eccessivo. Io non capisco se c'è malafede o semplicemente sono gli arbitri scarsi della Serie A e sono arbitri ridicoli, semplicemente, e peccano di presunzione. Non capisco se è malafede o incompetenza, quindi non riesco a capire. Io ripeto, mi auguro che non sia malafede e che sia semplicemente, ma non malafede per vincere lo scudetto, perché siamo fuori da giochi da tanti mesi, ma malafede nel senso che vogliono che il Napoli quest'anno in Champions non ci vada, vogliono che il Napoli quest'anno si arrenda un po' e lascia spazio un po', che non so, a qualche romana, al Milan, che lascia spazio, che non so, alla Lazio, alla Roma, all'Atalanta, non so. Mi sono fatta tante domande su quale sia. Questo non giustifica che il Napoli ha fatto schifo in questi mesi, non giustifica che prende 3 gol da Lecce, non giustifica che in questi mesi ha fatto danni irreparabili, veramente irreparabili. Ha perso con squadre piccole, perso con squadre grandi, ma abbiamo fatto prestazioni ignobili. Meritavamo di stare in questa posizione, però i non 15 rigori dati comunque pesano, perché se, non dico tutti i rigori li disegnavamo e vincevamo la partita, però se qualche rigore di questi li dai, un po' cambia comunque la classifica. Non ci trovavamo primi in classifica, però nemmanco nella posizione che siamo adesso, che siamo undicesimi, quanto siamo non ricordo neanche, e quindi ci troviamo un po' più su. Quindi io voglio pensare che sia semplicemente che gli arbitri italiani sono scarsi e semplicemente che ci sia solo semplicemente incompetenza da parte degli arbitri, e questo Juan il napoletano, che contro il Lecce probabilmente il Napoli, non dico che la vinceva, probabilmente la perdevamo comunque, però dallo, poi si vede se il Napoli la perdeva comunque, perché per me il Napoli la perdeva comunque, non sono convinta, però dallo. Che ti costa tanto? Il rigore era netto, ragazzi, perché proprio veramente, se vogliamo anche dire che il rigore su Milik non c'era, è meglio che tanti di loro cambiano mestiere, perché veramente anticipa Milik, mette il piede. L'errore di Milik è stato uno: si è tuffato troppo, con troppa enfasi. Quindi quando Milik si è tuffato con troppa enfasi, ha indotto l'arbitro a pensare che si fosse tuffato, e quindi Milik accentuato, diciamo, facendo così sembrava che si stesse buttando a mare Milik. Ecco, quindi al primo impatto per io ho detto non c'era, perché, ma io sto da casa, faccio la tifosa, ho detto non c'era, perché sembra che si è buttato Milik. Tu dai simulazione giallo, giusto, ho detto io, giusto, simulazione è giallo. Però che tu mi vieni a dire c'è un VAR, che abbiamo messo il VAR per andare a correggere gli errori, e invece ci ritroviamo con il VAR, siamo peggio di prima, perché il VAR doveva essere messo per, diciamo, aggiustare gli errori arbitrali, invece facendo così stiamo peggiorando. Tante squadre, non solo il Napoli, si stanno lamentando del VAR che non viene chiamato, tanti rigori non dati, se l'ha mandato il Parma, se l'ha mandato il Milan, la Roma, eccetera. Quindi non è solo una questione del Napoli. Allora, il VAR, se va usato bene, è ottimo, perché aggiusta tanti errori. Se deve essere usato e decide sempre l'arbitro, ragazzi, ma cosa serve il VAR? Se alla fine decide sempre l'arbitro. L'albero Giuda, e quel pagliaccio, ha detto decido io, ma come se poi lui potesse decidere le sorti di un campionato, perché lo stiamo modificando così, le sorti di una partita, quando c'è il VAR. Non ci fosse stato il VAR, uno dice errore umano, l'arbitro ha sbagliato, ma nell'era del VAR 2020 facciamo ancora questi errori basilari,
mi fa pensare la malafede, oppure mi fa pensare che gli arbitri vogliono essere loro i protagonisti e vogliono eliminare il VAR, così eliminando il VAR per altre squadre tipo la Juve e rubacchiare potrebbe essere anche un po' più facile. Io non mi piango addosso e mai lo farò in vita mia, non sono mai stata, neanche caratterialmente, sono una che si piange addosso anche nei momenti più difficili della vita oltre il calcio. Però se devo perdere perché faccio schifo, a me va benissimo. Il Napoli in questi mesi ha perso tante volte perché ha fatto schifo, mi sono stata zitta. Perdere anche perché tu mi potevi fare il rigore che riapriva la partita, probabilmente la perdevamo lo stesso, però se il rigore ovviamente lo segnava, può darsi che cambiava qualcosina. Ma ripeto, il Napoli per me non giustifica la prestazione, però ma io mi auguro che il Napoli... ma sinceramente io ho perso le speranze per la Champions, perché ci mancano tanti troppi punti per andare in Champions. Per me Napoli, se fa un miracolo, va in Europa League, ma non di più, perché la Champions è lontana, l'Atalanta non molla, la Lazio non molla, l'Inter non molla, la Juve altrettanto, e comunque ci sta il Cagliari davanti, c'è il vero, secondo me non c'è modo di andare in Champions. Mi auguro di no, ovviamente, e che Napoli possa andare in Champions, perché andare in Champions porta che tanti campioni vengano a Napoli e che l'anno prossimo si fa un tipo di mercato diverso. Speriamo bene, ma non credo. Questo è stato il mio mini sfogo sull'arbitro Giua e sugli arbitri italiani dei 15 rigori non dati. Ripeto, un mini sfogo, ma sinceramente io non mi piango addosso, né tantomeno faccio né la piangina né chiagnazzare, come dicono a Napoli, ma io continuo a dire che Napoli ha perso per demerito suo e per merito del Lecce, che ha fatto una grande partita, e perché abbiamo fatto schifo. Però i rigori, mo basta. Mo da oggi basta. Quando c'è il rigore a Napoli bisogna darlo, sinceramente, perché se anche, che ne so, contro il Cagliari domenica o un'altra partita non viene dato l'ennesimo rigore per il Napoli netto che c'è e c'è il VAR, continuo a pensare che c'è tanta malafede. Detto questo, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Fatemi pensare che cosa ne pensate di questi tanti rigori non dati a Napoli e dell'arbitro Giuda, che cosa ne pensate di Napoli-Lecce. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, sempre forza Napoli, forza Gattuso, Ringhio, anche se non mi piace tanto a me Gattuso come allenatore, ma lasciamo perdere. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, da Alessandro. Ciao a tutti, ragazzi.